dobbiamo tornare ad essere chi siamo sempre stati. Lo dico, per essere più esplicito, proprio dopo gli attentati del 13 novembre. Accanto all'emozione e alla commozione poi ci vuole la ripartenza. I terroristi vogliono disintegrare il nostro modo di vivere. Noi dobbiamo rispondere con più teatri, con più cultura, con più ideali, esattamente con quei valori che Pietro Leopoldo mise alla base del suo intervento sulla procedura penale, ma che poi oggi vogliono dire in modo molto sintetico a tutti noi che non possiamo rassegnarci a vivere nella paura. Se accettiamo di perdere la libertà, ragazzi, diventiamo come loro. Se accettiamo di perdere la libertà e ci rannicchiamo nelle nostre preoccupazioni, non siamo più donne e uomini. Diamo in questi giorni un messaggio forte di speranza. Non vuol dire non avere le massime precauzioni. Nessun paese al mondo è sicuro. È chiaro che siamo di fronte a un nemico molto pericoloso. Nessuno di noi può far finta di sottovalutare, ed è per questo che tutti insieme stiamo cercando di avere regole ancora più puntuali, più efficaci. Ecco perché stiamo cercando di insistere sulla cyber security, ecco perché stiamo cercando di valorizzare di più e meglio le nostre forze dell'ordine. Ma accanto a questo c'è bisogno di una reazione delle nostre comunità. Noi siamo un grande paese e questa pagina di difficoltà che c'è in questo momento la affronteremo tutti insieme se saremo in grado di rafforzare le nostre radici. Ecco perché in Italia pensiamo che per ogni euro investito in iniziative militari occorre che ci sia un euro investito in iniziative educative e culturali. Questa è la specificità italiana. Firenze, la Toscana, l'Italia devono fare quello che sanno fare perfettamente, e cioè essere capaci di investire su ciò che abbiamo di più bello e di più profondo. Perché il più grande valore che noi abbiamo non sta nel portafoglio, il più grande valore sta nel senso dell'identità di ciò che l'Italia è.